giusto per lanciare l'Università di Macerata per l'anno accademico 24-25. Con questa inaugurazione intitolato Il valore della nostra università europea. E qui vogliamo sottolineare che lavoriamo in un contesto europeo, che siamo attivissimi al centro di questa alleanza European Reform University Alliance di 8 università, con cui stiamo costruendo dei percorsi di didattica, di ricerca e non solo, a beneficio di tutta la comunità nostra, ma soprattutto a beneficio delle nostre studentesse e dei nostri studenti. E questo volevamo sottolineare. Avremo presente i rettori delle università europee che partecipano nella nostra alleanza, avremo presenti i rettori delle università dell'Unihamu, dell'Abruzzo, delle Marche, dell'Umbria, con cui collaboriamo pure. Per cui sarà una festa, sarà una celebrazione, sarà un momento di grande ottimismo in cui partiamo per l'anno accademico 2024-25. Abbiamo voluto far coincidere la settimana ERUA che ospitiamo qui all'UNIMC con l'inaugurazione. Avremo la presenza di diversi rettori dell'Alleanza che parteciperanno all'inaugurazione. E poi avremo tutti gli incontri dell'ERUA in cui stiamo, con i quali stiamo lavorando. L'ERUA, l'Alleanza Europea, insomma nostra, comprende, come sapete già, 8 atenei, dei percorsi che saranno molto utili per i nostri studenti. Percorsi didattici, percorsi di ricerca comune, e anche uno scambio continuo di best practice a livello organizzativo, unire le forze, di unire le università e di creare una coesione a livello europeo. Il taglio che si vuol dare appunto all'inaugurazione dell'anno accademico di quest'anno, abbinandolo proprio a questo evento molto importante dell'incontro con gli altri vertici dell'Alleanza Europea, si consacra, diciamo, un pochino è il momento della consacrazione dell'Università di Macerata come università europea. Negli anni si è già molto aperta alle sfide internazionali, ma con questa alleanza potremo veramente accelerare notevolmente questi processi. L'università per definizione deve essere un luogo di scambio, no? Culturale, di scambio intellettuale, di scambio anche a livello di amicizie, e tramite queste reti noi diventiamo più solidi e più interessanti, per cui investiamo molto anche in questo senso.